Il Vangelo di oggi ci offre alcune espressioni pronunciate da Gesù durante la festa della dedicazione del Tempio di Gerusalemme, che si celebrava alla fine di dicembre. Egli si trova proprio nell'area del Tempio e forse quello spazio sacro recintato gli suggerisce l'immagine dell'ovile e del pastore. Gesù si presenta come il buon pastore e dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Queste parole ci aiutano a comprendere che nessuno può dirsi seguace di Gesù se non presta ascolto alla sua voce. E questo ascoltare non va inteso in modo superficiale, ma coinvolgente, al punto da rendere possibile una vera conoscenza reciproca, dalla quale può venire una sequela generosa espressa nelle parole ed esse mi seguono. Si tratta di un ascolto non solo dell'orecchio, ma un ascolto del cuore. Dunque, l'immagine del pastore e delle pecore indica lo stretto rapporto che Gesù vuole stabilire con ciascuno di noi. Egli è la nostra guida, il nostro maestro, il nostro amico, il nostro modello, ma soprattutto è il nostro Salvatore. Infatti, la fase successiva del brano evangelico afferma: io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno può strapparle dalla mia mano. Chi può parlare così? Soltanto Gesù, perché la mano di Gesù è una cosa sola con la mano del Padre, e il Padre è più grande di tutti. Queste parole ci comunicano un senso di assoluta sicurezza e di immensa tenerezza. La nostra vita è pienamente al sicuro nelle mani di Gesù e del Padre, che sono una sola cosa, un unico amore, un'unica misericordia, rivelati una volta per sempre nel sacrificio della croce. Per salvare le pecore smarrite che siamo tutti noi, il pastore si è fatto agnello e si è lasciato immolare per prendere su di sé e togliere il peccato del mondo. In questo modo, egli ci ha donato la vita, ma la vita in abbondanza. Questo mistero si rinnova in una umiltà sempre sorprendente sulla mensa eucaristica. È lì che le pecore si radunano per nutrirsi, è lì che diventano una sola cosa tra di loro e col buon pastore. Per questo non abbiamo più paura. La nostra vita è ormai salvata dalla perdizione. Niente e nessuno potrà strapparci dalle mani di Gesù, perché niente e nessuno può vincere il suo amore.
L'amore di Gesù è invincibile. Il maligno, il grande nemico di Dio e delle sue creature, tenta in molti modi di strapparci la vita eterna. Ma il maligno non può nulla se non siamo noi ad aprirgli le porte della nostra anima, seguendo le sue lusinghe ingannatrici. La Vergine Maria ha ascoltato e seguito docilmente la voce del buon pastore. Ci aiuti lei ad accogliere con gioia l'invito di Gesù a diventare suoi discepoli e a vivere sempre nella certezza di essere nelle mani paterne di Dio. Regina Cieli Letare, alleluia. E qui a quelle vorresti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis eum, alleluia. Gaudet Letare, Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus Tere, alleluia. Deus, qui per resurrezione fili tui Domini nostri, Gesù Cristi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebit divo te fontis, Requiem aeterna dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sit nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ringrazio quanti hanno accompagnato con la preghiera la visita che ho compiuto ieri nell'isola di Lesbo, in Grecia, ai profughi e al popolo greco ho portato la solidarietà della Chiesa. Erano con me il Patriarca Ecumenico Bartolomeo e l'Arcivescovo Hieronymos di Atene e tutte le Grecie, a significare l'unità nella carità di tutti i discepoli del Signore. Abbiamo visitato uno dei campi dei rifugiati. Provenivano dall'Iraq, dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Africa, da tanti paesi. Abbiamo salutato circa 300 di questi profughi, uno a uno. Tutti e tre, Patriarca Bartolomeo, l'Arcivescovo Hieronymus e io. Tanti di loro erano bambini. Alcuni di loro, di questi bambini, hanno assistito alla morte dei genitori e dei compagni,
alcuni di loro morti annegati in mare. Ho visto tanto dolore. Ti voglio raccontare un caso particolare di un uomo giovane, non ha 40 anni, che l'ho incontrato ieri con i suoi due figli. Lui è musulmano e mi ha raccontato che era sposato con una ragazza cristiana. Si amavano e si rispettavano a vicenda. Ma purtroppo questa ragazza è stata sgozzata dai terroristi perché non ha voluto negare Cristo e abbandonare la sua fede. È una martire. E quell'uomo piangeva tanto. Questa notte un violento terremoto ha colpito l'Ecuador, causando numerose vittime e ingenti danni. Preghiamo per quelle popolazioni e anche per quelle del Giappone, dove pure ci sono stati alcuni terremoti in questi giorni. L'aiuto di Dio e dei fratelli dia loro forza e sostegno. Oggi ricorre la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Siamo invitati a pregare per le vocazioni, al sacerdozio e alla vita consacrata. E in questa giornata ho ordinato stamani 11 nuovi sacerdoti. Rinnovo il mio saluto ai neopresbiteri, ai familiari e agli amici. E invito tutti i sacerdoti, i seminaristi a partecipare al loro giubileo nei primi 3 giorni di giugno. E a voi, giovani, ragazzi e ragazze che siete in piazza, pensate se il Signore non vi chiama a consacrare la vita al suo servizio, sia nel sacerdozio sia nella vita consacrata. Saluto con affetto tutti voi, pellegrini provenienti dall'Italia e da tante parti del mondo. Sono presenti famiglie, gruppi parrocchiali, scuole e associazioni. Vi benedico tutti. Saluto in particolare i fedeli di Madrid, San Paolo, Brasile e Varsavia, come pure i pellegrinaggi delle diocesi di Cerreto, Sanità Telese, Sant'Agata dei Goti e Siena, Colle Val d'Elsa, Montalcino, accompagnati dai vescovi, i fedeli di Spezia e di Verona, la corale laurenziana di Mortara e il gruppo genitori per la terapia intensiva neonatale. Sono vicino alle tante famiglie preoccupate per il problema del lavoro. Penso in particolare alla situazione precaria
dei lavoratori italiani del call center. Auspico che su tutto prevalga sempre la dignità della persona umana e non gli interessi particolari. A tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Lorenzo, oggi un Angelus veramente lungo.